La Divina Commedia? Una cattedrale di parole. A coniare l'immaginifica definizione dell'opera del Sommo non poteva essere che il vate Gabriele D'Annunzio. Ad indagare questa relazione letteraria, invece, e a scoprire che l'amata Divina Commedia fu fonte di ispirazione per D'Annunzio, è il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, attivo da 40 anni. Nel solco della valorizzazione dell'opera di D'Annunzio e nel settimo centenario della morte di Dante, il centro ha organizzato una 2 giorni, il 5 e 6 novembre, al Media Museum di Pescara. Tema della prima giornata è, appunto, Sotto il segno di Dante, D'Annunzio e il sommo poeta. L'appuntamento, affollato dalle scolaresche, è arricchito dalla mostra iconografico-filologica O voce di colui che primamente, le parole di Dante, le carte di D'Annunzio, curata da Maria Teresa Imbriani. Attraverso le ricerche e le esposizioni di autorevoli relatori, il simposio vuole fare luce sulla profonda e sincera ammirazione che D'Annunzio nutrì per il poeta medievale, ma vuole anche affrontare i temi di carattere sociopolitico ed etico trattati da Dante e che hanno influenzato successivamente alcune scelte del vate. La giornata si è aperta con il professor Alberto Granese dell'Università degli Studi di Salerno, a seguire gli interventi dei professori Mirko Menna, Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, e Angelo Piero Cappello del Ministero della Cultura. A chiudere la mattinata ancora un docente della D'Annunzio, il professor Gianni Oliva. Il convegno e la mostra sono patrocinati dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara e dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, come anche dall'Università D'Annunzio e dalla Fondazione Edoardo Tiboni. Gli appuntamenti sono trasmessi sui canali YouTube e Facebook del Centro Studi D'Annunziani.